1, 2, 3, prova audio, 1, 2, 3.
Quinta giornata di UEFA Super League, buonasera dallo studio Castelli di Tor Sapienza. Si affronteranno Flavio contro Montagnola agli ordini dell'arbitro Spinozzi e dei guardialini Ienna e Moltori. Flavio in completa divisa verde, pantaloncini e calzettoni neri, schiera in campo Fedeli in porta, difesa 4, Ruscito, Ciurleo, Prezzolini e Corrado, capitan Prezzolini numero 10, a centrocampo Bisello, Panimolle, Conti, a tre quarti Moscetti, numero 25, lì davanti la coppia Neri e Fedeli. Tre partite, una vittoria e due sconfitte per il Flavio, risponde il Montagnola. Primo, dopo quattro partite con tre vittorie e un pareggio, Montagnola in campo con Bastianini in porta, Ruggeri, Priviterra, Colonna e Labardi, in difesa Pretti, Gaggini e Camerini a centrocampo, il tridente d'attacco sulle fasce Carnacci e Riva, e lì davanti il numero 9, il capitano Guidi. Disposizione per il Flavio c'è Greco, Gambi, De Santis, Michelangeli, Atria, Auci, Astorri, Frumenti, Casaburi e Tarantino, il Montagnola in panchina, Montevecchi, Comarito, Braia, Lattanzio, Basile, Paolo Antoni, C, Paolo Antoni, L, Nemesio, Fenicchia, Priviterra e il numero 3 Rossi. Primo tempo il Flavio attaccherà da sinistra verso destra, risponderà il Montagnola da destra verso sinistra. Palla proprio ai giocatori in maglia bianco, rossa e blu, il Montagnola. Ora il capitano Guidi che la scaricherà in dietro ai propri centrocampisti. Siamo quasi pronti per partire. Fischia Spinozzi ed è iniziata Flavio Montagnola. Il giro palla della formazione ospite in maglia bianca, quindi la numero 8 che scambia subito sulla fascia sinistra, c'è il numero 14 Ruggeri che cerca proprio nella verticale Guidi, scambio sulla sinistra ancora per Carnacci che può crossare, quindi mangio raso terra, arrivi in area al limite dell'area, subito il calcio di capitano Guidi ribatto da un difensore, poi il capitano Devi di Prezzolini spassa lunghissimo dove non può arrivare Corrado e neanche Conti, numero 24. Scambiano ancora i giocatori in maglia bianca, recupera palla Moscetti, giocatore settimana scorsa di un'ottima doppietta. Scambia con Bisello, numero 21, avanza, una partita a quarto offensiva. In avanti, chiuso, rimessa tale, però sarà per il Montagnolo l'ultimo a toccare proprio Bisello. Gira palla la difesa bianca, con Priviterra, scambia ancora con Colonna, la palla che lascia scorrere verso Labardi, numero 21, il terzino destro. Cambia gioco bellissimo sulla da terzino a terzino, ci arriva Ruggeri con il numero 14 che può stare tutto mancino, il giocatore in maglia 14 serve in avanti Carnacci, preso in controtempo, spazza lunghissimo Prezzolini addirittura sui difensori centrali in maglia bianca, c'è Colonna sul pallone, anticipato benissimo qui la verticale da Bisello che poi perde palla, la regala a Labardi in avanti con Riva, chiuso bene da Ruscito e allora prima rimessa laterale ancora per il Montagnola, scambia a centrocampo, stop sbagliato, recupera palla Conti, scarica in dietro da Panimolle e poi lancio in verticale a tagliare ma non c'è nessuno giocatore verde ad inseguire il pallone, ringrazia Bastensin la gioca con i suoi difensori centrali, c'è Priviterra il numero del mancino in avanti per Ruggeri, può salire il terzino, ha molto spazio, si abbassa Guidi sulla fascia destra, recupera sulla fascia sinistra, recupera palla qui al numero 9, il capitano cambia centralmente dove c'è Carnacci, poi in verticale verso Pretti, sulla sinistra c'è Guidi che però è in offside e allora non prende il pallone che esce, primo rinvio dal fondo da parte di Fedeli per il Flavio. Nelle posizioni il pallone a terra, pronto a partire. Due minuti e mezzo ne sono andati nel corso di questo primo tempo. Lancio lungo di Fedeli a cercare il fratello con il numero 7. Poi il tacco di Neri nel verticale, dove però non c'è nessun giocatore in maglia verde a recuperare il pallone. Poi si è mangiato da Ruggeri, fascia sinistra, il terzino numero 14. Scambia con il 3. Verticale c'è Carnacci, in anticipo ancora Ruggeri. Cambia gioco, bellissimo dall'altra parte dove c'è un giocatore di maglia bianca anticipato però dal numero 23 è Ruscito che di testa serve il numero 25 Moscetti che subisce fallo proprio all'interno del cerchio di centrocampo, primo calcio di punizione della match, fallo su Moscetti già battuto l'arbitro però fa ribattere perché il pallone era in movimento.
Matrice a Prezzolini, scodella il pallone in avanti a cercare Fedeli, anticipato per Donna di Tessori in maglia bianca, poi no, può ripartire il Montagnola. Chiuso qui però il numero 16 Camerini, che si rifugia nel dietro del suo terzino destro. Poi in anticipo va Bisella ancora una volta, ottimo signora Bisella in questi primi tre anticipi del match, li ha vinti tutti. Contrasto ancora proprio tre quarti offensivo per il Flavio, rischia qui nemmeno un poco, formazione in maglia bianca, poi Pretti si abbassa nella linea dei centrali difensivi, scambia con Ruggeri, poi ancora Pretti, può salire il Montagnola, Pretti in avanti, anticipato ancora una volta però Carnacci da Corrado, diventa buono il lancio per Fedeli, tutto solo il pallonetto di Fedeli e la palla è entrata, e c'è l'1-0 per il Flavio al minuto 4 del primo tempo, ancora Fedeli, la palla sembrava essere persa perché Corrado in anticipo ne è scivolata. Ovviamente il contrasto con Carnacci, la palla dentro a voi, il lancio, dopo un lancio splendido di Corrado che ha servito Fedeli in uscita e ha detto Bastenin, il pallonetto di Fedeli, 1-0 Flavio. Riparte il Montagnola sotto di uno dopo 4 minuti della prima occasione, prima disattenzione dei difensori in maglia bianca. Ha punito Fedeli, era uscito Bastesin in anticipo. Il pallonetto di Fedeli, nessuno si aspettava che quel pallone recuperato da Guardo potesse diventare un ottimo tiro, infatti sulla propria area dall'altra parte colpisce il palo, il capitano Guidi risponde subito il Montagnola. Davanti all'area di rigore, difensori del Flavio, qui colpevolissimi, aver lasciato solo Carnacci e Guidi. Carnacci era un po' defilato, ha preferito far passare il pallone al centro dell'area, dove c'era Guidi con il mancino, ha colpito il palo piano, il portiere battuto, sbaglia qui la rimessa Ruggeri, la può recuperare un'altra volta il Flavio con Moschetti, che parte offensiva mancina, sale anche Bisello sulla fascia sinistra, palla proprio per lui, la può scaricare dietro, c'è Fedeli, eccolo qui, dovrebbe godere 1-0, Fedeli va via, due giocatori, anche il terzo lo scambia con Neri, ancora bello, il triangolo con Fedeli e Neri, e larga ora Corrado, l'odore dell'ottimo assist dell'1-0, qui la palla è uscita, allora rimessa laterale sarà per il Montagnola. Ma Ruggeri messa lunga a cercare con il attacco, benissimo qui Guidi che poteva far partire Pretti che non ci ha creduto su quel pallone, è riuscito, sbaglia in verticale, recupera ancora palla Riva, il numero 18, buona qui la tecnica individuale del numero 18 Riva, poi non si intendono Riva e Carnacci, benissima rimessa da lì in questo primo tempo per il Flavio. Andrà a battere Corrado con il numero 29. È un contro me te. Corrado di una show lungo. Spare Neri anticipato. Allora Carnacci. In mezzo a due è chiuso. Per ripartire ancora Fedeli. Verde contro 1-0. Verticale in avanti. Di nostra laterale sarà per il Flavio. Palla addirittura in tribuna. Battere ancora Corrado. Guardato da poco il centrocampo, vorrà da battere questa rimessa laterale. Va lungo a cercare Neri, ostacolato, anzi lui che subisce il fallo, anzi lui che commette il fallo su Ruggeri, il terzino sinistro numero 14. Palla in movimento, non è duro, fa giocare comunque Gaggini sul pallone numero 7. Taglia Carnacci, quello proprio per lui, Carnacci in anticipo, su nessuno, perché è uscito Fedeli e l'ha bloccata con le mani, per partire subito Corrado, partita vivacissima in questo inizio gara. Lancio lungo, Ruggeri in controtempo, c'è solo il numero 2, Righiterra, recupera il pallone, scarica dietro verso il proprio compagno di reparto, Colonna, numero 19, larga sulla destra, dove c'è la Barbi, può salire il terzino destro, alza la mano Ruggeri, vuole un cambio gioco, non accontento del lancio lungo, sbagliato, forse era meglio il cambio gioco da parte di la Barbi, Riva. Non c'è creduto su questo pallone, ma che era lunghissimo, però. Altro rimessa Adele, questa volta sulla sinistra, parte difensiva per il Flavio. Stiamo vincendo questa importante partita contro i primi classifica, perché guardiamo il Montagnolo dopo 4 partite, ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una. Questa sarebbe la prima sconfitta. Questo gol dopo 4 minuti il Montagnolo su una disattenzione della difesa, un recupero palla in scivolata che è diventato un lancio bellissimo di Corrado.
che ha imbeccato sui piedi perfettamente Fedeli, in uscita il portiere, al pallonetto 1-0. Ancora Fedeli sulla fascia sinistra, può partire, scambia con il compagno Neri, ancora Fedeli sulla fascia sinistra, si schiude bene il triangolo. Cross dentro l'area di rigore, c'è cioè Moscetti, la stoppa bene, ancora un ennesimo pallonetto e c'è anche un 2-0. Il 2-0 per il Flavio al minuto 8, incredibile. Altro pallonetto e altro gol, 2-0. Stavolta incolpevole il portiere che uccide nel gol dell'1-0 sul scambio sulla sinistra tra Neri e Fedeli. Fedeli la mette dentro, in mezzo a tre giocatori, ne ha presa Moscetti, 3 gol in 2 partite per lui. Sotto di 2 i capolisti dopo 8 minuti, 2 pallonetti, e qui Battesina non sa che pesci prendere, perché incolpevole anche in questa occasione. Riparte Guidi, scambia ancora in dietro Pretti, scambia con Colonna. Sono i difensori centrali del Montagnolo in questi 10 minuti non si sono ancora scaldati, preso in contratempo 2 volte, le 2 volte che ha attaccato il Flavio ha punito. Può ripartire Bernacci, scambia indietro con Preti, anticipo benissimo qui di Neri che subisce anche il fallo, fa tutto Neri, recupera anche il pallone e subisce fallo. Calcio di punizione per il Flavio a battere, c'è Capitan preso il numero 10 che scodella il pallone in avanti il più lontano possibile. Fedeli spizza di testa avanti per Neri in anticipo, c'è Colonna, esce Bastesin, la fa sua, scambia con Labardi, terzino destro che può salire, non c'è nessuno su di lui, trova spazio, Serveriva converge verso il centro, scarica su Camerini, palla per Ruggeri, cambia già di tutto, un po' sballa, un po' troppo indietro Ruggeri, comunque torna indietro, riesce a recuperare il pallone, la palla è uscita e allora ci sarà un'altra rimessa d'aria per il Flavio, zona destra del campo, i 2 metri dal cerchio del centrocampo, c'è Corrado a battere, scambia Corrado con Moscetti, gira per Panimolle, scambia male Panimolle il pallone con Fedeli che riesce comunque a recuperare il pallone, bella palla imbucata per il numero 24 Conti, poteva crossare sulla destra, l'arbitro guarda però fuori gioco, deve lasciare proseguire l'arbitro, il guardalino si è fidato, fuori gioco. Ruggeri cambia gioco sulla sinistra, molti cambi giochi da parte del Montagnolo, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, cambia invece a centrocampo, perde il mese con il Montagnolo, lo recupera però con Arriva, numero 18 si cambia con il 7 Gaggini, ancora Arriva per quanto offensiva Mancini, ottimo intervento, riuscito, vado sul pallone di riuscita, l'arbitro fischia fallo, ma anche da qui sembrava l'intervento solamente sul pallone di riuscita, un ottimo intervento riuscito da parte di Nino, così non è dello stesso avviso l'arbitro che ha segnato il calcio di iniezione ai 30 metri, posizione centrale, che andrà a battere Camerini con il numero 16, non c'è barriera a distanza molto proibitiva per tentare una conclusione, Camerini però ma comunque in area di rigore, secondo palo, benissimo qui la scelta di tempo del numero 20 Panimolle, che ha tolto il pallone dalla testa di Pretti, regala il primo calcio d'angolo al Montagnolo. Questo è uno schema, ce ne sono 2 sul pallone per il Montagnolo, cross sul secondo palo con il Mancini a rientrare, forse la palla è uscita, la palla ancora buona, esce benissimo Fedeli come un gatto e la blocca. Può fare partite suoi, ma con calma invece il portiere del Flavio. Girate, gira da Giurro! Sale e gira da Giurro! Più su Luca, più su! Un bellissimo Fedeli, ha cercato il suo fratello con la maglia numero 7, steso a terra il fallo di Ruggeri, la manata di Ruggeri. Parte offensiva a destra, calcio funzione importante per formazione del Flavio, capitan Prezzolini sul pallone il destro, andrà a cercare tiro sul secondo palo, salgono 4 giocatori in maglia verde contro 4 in maglia bianca, va Prezzolini, bella palla che rimane lì sul pallone, c'è riuscito, cambia con numero 24 e calcia in diagonale a sferrare il palo, si è trovato Conti, c'è una deviazione. La squadra in maglia verde, Flavio dice che non c'è Luca, stata. Luca, facciamo di fare fuori, Luca!
Ora cambia idea però e dal calcio d'angolo a battere Andrea Conti, un calcio d'angolo anche per il Flavio, battuto dalla destra del portiere Bastesin. Va proprio Conti a battere, destra a rientrare. C'è un giocatore in area di rigore per il Flavio, sul secondo palo va anche Moschetti. Scambio sbagliato, recupera palla, però il Montagnoli in velocità arriva anticipo, perfetto. Perfetto, di Ciurlo, numero 3. Grazie a Leale per il Montagnoli. Batteva la Bardi, una verticale con un scambio con il capitano Guidi, va via di tacco, gioco di prestito, messo giù da due giocatori, calcio di iniezione per il Montagnola all'altezza del vertice dell'area di rigore di destra. Andrà battuto con il destro ad uscire verso il secondo palo dove salgono i giocatori più alti della Montagnola, c'è capitan Guidi tra tutti, c'è anche il numero 8 Pretti, figura molto elevata anche per il numero 8. Ci funziona battuto sul secondo palla, c'è proprio Guidi, stacca di testa anticipato però Guidi, palla ancora buona per Carnacci, verticale, palla buona in area di rigore con Riva che tu per tu con il portiere si ferma perché l'arbitro ha segnalato fuori gioco, un gioco di qualche istante prima, era di molto prima del fuori gioco, l'arbitro avrebbe dovuto fischiarlo prima, alzare prima la bandierina e la guardalinea perché Riva non era in fuori gioco, il fuori gioco forse è di prima, il fatto sta che Riva non ha neanche dato in porta perché l'arbitro ha fischiato prima. Allora Fedeli c'è a battere, guarda Luca a cercare i centimetri gli attaccanti, ma sbaglia qui il rilancio troppo corto, palla però arriva comunque a Bisello che scambia con Corrado, lascia in avanti deviato il difensore di questo laterale per il Flavio, battere ancora Corrado con il numero 29. Scambio con Fedeli, in mezzo a due Fedeli, riesce ad andare via, rimessa da ancora per il Flavio, l'ultimo a toccare è stato Camerini. A Corrado, Ruggeri di testa alla spizza, ancora fuori, ancora rimessa laterale per il Flavio. Va Corrado a battere. Che la cerca trova Fedeli che si gira in un fazzoletto, perde palla però attaccata da due giocatori in maglia bianca, riesce a toccare, è stato Ruggeri, rimessa laterale per il Flavio all'ennesima, negli ultimi minuti. Ruggeri scambia corto con Conti, recuperava benissimo il pallone Carnacci in fase difensiva, poi lo perde, poi lo ritrova. Testa pallo c'è Prezzolini in anticipo. Poi diventa buono fuori gioco però di Fedeli. Grazie di un'azione per il Bottomano. Scambio Pretti con Gaggini. Le prime terra. Scambio con Carnucci. Si accentra. Prende il numero 22. Mi sa che vale il pallone. La supera due anche il terzo. Non ti serve Ruggeri centralmente, stando con Camerini, verticale benissima per arriva in anticipo, però ancora una volta Fedeli la blocca la fase. Bene qui la sorpresa del Montagnola. C'è un gol di Fedeli, non arriva Fedeli fratello sul pallone, mentre entriamo nel minuto 17. Vediamo il parziale di 2-0 per il Flavio dopo 8 minuti. Il 2-0 è arrivato da parte di Moschetti, 1-0 al quarto minuto, Fedeli. Anzi, avanti del Flavio, arriva il pallone a colonna, che può gestire da dietro, il difensore centrale del Montagnola, scambia con Pretti, che si è abbassato nella linea dei difensori centrali, ancora Pretti,
è andato un Ruggero che in quanto tempo regala la rimessa reale al Flavio. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Ma corre ad abbattere. Scambia con Fedeli. Il numero 21, l'ultimo a toccare è stato la Bardi. Però si è spostato a sinistra. Passa là! Subisce anche fallo qui. Anzi, l'ha commesso la Bardi su Fedeli. Faccio funzionare un'ottima posizione. Quattro festival destra, battere, c'è Prezzolini, il capitano. Quando sta uscire. Una sul primo! Moscetti fuori! A Prezzolini, secondo palo, bella palla. Torna! Alla centrocampo, c'è Bisello sul pallone, cerca il pallone, può ripartire con il numero 18 Riva, in avanti c'è Carnacci, non lo segue Riva, appoggi il cuore dietro da Colonna che butta il pallone fuori, molto male Colonna, e poi Colonna è costretto a uscire. Contra Basile, numero 5 per il Montagnola. Scambio Gurgeri che può partire a spazio, il terzino sinistro. Faccio il verticale a cercare Guidi, fa la spalla con Ciurleo, non c'è Ciurleo, sta cercando Guidi sul pallone, Conti, e qui c'è fallo qui, il giocatore del Flavio. Uno qua, Matteo! Se qui del Montagnola, si è centrato solo il pallone, capitano Guidi. Prezzolini va a battere, cercare Fedeli, forse scappa con un braccio. Sta della palla persa, recupera palla il numero 8 Pretti, scambio sulla destra, dove sale da Bardi. Poi arriva col mancino, centralmente c'è Gaggini. Cambia gioco, Ruggeri, bellissimo che possa dire essere la Giulio. Cross in aria a cercare Guidi e cicca il pallone, arriva prima che si è alzato ora a fare il centrocampista centrale, il numero 2 prima che faceva il difensore centrale per il Montagnola. Battere va la Bardi, è passato Guidi in area di rigore, il cross secondo palo, non c'è nessuno, calcio d'angolo per il Montagnola. Fanciullo! Oh, Fanciullo! Sul secondo palo, il tacco. Pallone, c'è la Bardi che può stoppare, può calciare, bel tiro, troppo alto. Altissimo. Tiro di la Bardi, prima conclusione però verso lo specchio della porta del Montagnola. E si comincia a scaldare anche il giocatore in panchina per il Flavio. Fa molto freddo qui oggi a Terza Chiazza, temperatura vicino ai 12 gradi. Lancio in avanti, addirittura arriva verso i difensori del Montagnola. Scambiano con Ruggeri, numero 14. Rega sulla sinistra dove c'è Carnacci, Moscetti, che recupera palla e subisce l'ennesimo fallo. Autore del gol del 2-0. Tre quarti offensiva va capitan Prezzolini sul punto di botto del numero 10. Una finta, il panino dopo panimolle,
vedono la distanza del numero 22 Carnacci, giocatore del Flavio. Ancora Prezzolini, secondo palo, bella palla. Uno schema, era di rigore. Ancora una rovesciata, è un cross di testa. Poi il numero 7 Fedeli, il secondo palo, invece dell'arietta, di punta, ci ha provato. Per il 3-0 non c'è riuscito. Subisce fallo qui Ruggeri, proprio da Fedeli, l'autore del gol dell'1-0, che si è divorato qui il 3-0. Qui sbagliano in uscita, sbaglia Basile, recupera palla al limite dell'area il Flavio. Siamo con Conti, cross in area di rigore, poteva anche calciare da lì Conti. Ha preferito servire Moschetti, non ci è arrivato troppo lungo il pallone. Altro cambio del Montagnolo. Entra Rossi con il numero 3. Uscito proprio Basile, che era entrato al posto di Colonna, è entrato Rossi. Ora Basile andrà a fare una da queste impostazioni, il terzino sinistro, forse l'esterno alto, perché comunque Ruggeri è rimasto basso a sinistra. Rimessa tale per il Montagnola, chiude Moschetti, ancora rimessa ancora per il Montagnola. Battere c'è Primiterra, chiede un controfallo, il giocatore del Flavio, oggi non gli accontenta, palla che ribalta al centrocampo, entra sul pallone, anzi, addirittura fischiato, contrasto di gioco, fischiato da Panimol. Si gioca più. Sul pallone va la Barbi nel centrocampo, battere con il destro. Scambia corsa con Gaggini. Poi Camerini. Bel lancio sulla sinistra. Dove c'è solo Primiterra? Primiterra! Nella di rigore, la sua terra. L'arbitro dice che è fuori gioco. Cambia anche per il Flavio. Fai giocare e poi vedi la parte. Cambio! Primo cambio anche per il Flavio. Esce con il numero 11 Neri. Rientra con il numero 22 a Tria. Vediamo entra Tria ed esce nel numero 11 Fedeli, lancio lungo, cercare il fratello sulla fascia sinistra, anticipato però da Arriva, che gira indietro verso Rossi per entrato. Cambio con il portiere Bastesin. Mette di battito, l'ultimo a uscire, il vincitore è Prezzolini, che può partire sulla sinistra, la 1 con Fedeli, Fedeli. Doppio passo di Fedeli, entra sul destro, che è il suo piede, Fedeli può calciare la sua terra. Palla che esce. Sembrava dentro dalla nostra postazione, l'ha lasciata uscire Bastesin, la palla è uscita. Terzo cambio per il Montagnola. Bravo Luca, bravo a te, bravo Gabriele, bene, arriva! Entra con il numero 6, Nemesio. Va andato a campo. Prende il posto di Labardi. Bello qui l'anticipo di passivo del nuovo entrato, Atria. Messo dalle perille a Montagnola, batte il numero 14 Ruggeri, scambia andare dietro. Quindi il nuovo entrato non si è fatto, che sta prendendo il suo centrale. Poi gira verso Gaggini. Siamo sulla destra. Dove c'è Primiterra, questo è più un campanile. Prezzolini in anticipo, numero 10. Lascio ancora di Prezzolini in anticipo su tutti. E lei forse subisce fallo, la dice che si può continuare. Lamenta sui Fedeli, cambia con Ruggeri alla Montagnola, Ruggeri
appoggia centralmente con il nuovo entrato Nemesio. Guidi, ora dal numero 9 da punta, da fare il difensore centrale accanto al numero 8 Pretti. Alla mezz'allora arriva comunque Guidi, scambia con Ruggeri. Ancora con Guidi. Sul profondo con il mancino a cercare Riva. Fa scorrere Riva, c'è Ciurlo in anticipo, bravo Ciurlo. Meglio si è rivoluzionato un po' l'attacco del Montagnola, perché la punta è Carracci. Riva a destra e a sinistra c'è il nuovo entrato Rossi. I difensori centrali sono il numero 8 e il numero 9 Pretti e il capitano Guidi che da punta, ribadiamo, da fare il difensore centrale. Bello qui il lancio a centrocampo di Bisello, anticipato però da una difensore in maglia bianca, intervento del numero 25 Moscetti. E ancora Bisello, cambia gioco sulla destra, anticipato ancora una volta Atria. Ruggero. Va bene. Ruggero. Bella palla. A cercare Riva, stava bene il pallone, ancora una volta però c'è Prezzolini sulla sua traiettoria. E ha vinto tutto, tutti i contrasti a mettere Prezzolini. Scambio con Corrado, verticale di Molcetti, ha visto tutto qui l'ottimo intervento del difensore centrale in maglia bianca, può ripartire il Montagnola da dietro, scambio con Guidi, poi Nemesio, centrocampo ancora verso Gaggini, verticale, c'è Camerini a fare il trequartista, bella palla in diagonale, lo scatto di Riva in anticipo, c'è il capitano, c'è il portiere Fedeli. Non finisce più. Pizza! Salta porta. Ecco di Fedeli, non ci arriva nessun giocatore in maglia verde, recupera a centrocampo. Gaggini. Solo, Scambia con Nemesio, verticale, capisce tutto però. Bisello, recupera ancora il pallone del numero 3, appena entrato. Rossi, ancora. Prezzolini. Le ha prese tutte Prezzolini. Migliore in campo finora. Faccio l'angolo per il Montagnola. Alla destra del portiere con il destro a rientrare. Salgono 5 giocatori in area di rigore per il Montagnola. Su tutta quella capitano Guidi che è il più alto. In mezzo c'è anche Pretti. Attenzione, traiettoria insidiosa. Perché era un tiro. In due giocatori hanno bucato il pallone. Ottimo intervento del portiere Fedeli. Lancio lungo, sarà a cercare Guidi. Di testa alla Luca Toni, palla sul fondo, sì, perché si lamentano qui i giocatori, c'è il capitano Prezzolini che va a dire qualcosa al numero 22 Carnacci, nervoso qui Luca Prezzolini, finora il migliore dei suoi. Fedeli, Luca, l'arbitro va a dire qualcosa al numero 22 Carnacci e al numero 10 Prezzolini. Può Fedeli ora ripartire. Lancia lungo a cercare il fratello, stacca di testa con il numero 6 Nemesio, recupera palla ancora una volta Carnacci che ora si è spostato ancora una volta sulla destra. Che bello qui l'anticipo del numero 24 Conti, poi fallo evitato di Panimolle che dice che ha preso il pallone, ora va Panimolle a dire qualcosa all'arbitro, dice che ha preso il pallone, ma qui questo intervento anche se non volontario falloso, detto qui ha già battuto Nemesio, ha regalato palla a Fedeli. Mentre si alzano anche le mani sul campo, numero 16 Camerini, molto nervoso. Minuto 32, il gioco è fermo. L'arbitro ancora non aveva nessun cartellino, dovrebbe riavvisare qualcuno perché la partita si è accesa. Un intervento nettamente falloso di Panimolle, ma è cattivo. Basta Alessio, Panimolle, ma qui non si sono calmati ancora. Corrado, batti Alessio, Luca, corra. Grazie. Stanno pure in campo. Faccio pressione che dovrà essere ribattuto per il Montagnola, battere c'è Gaggini che qualche offensiva
ma quasi sulla sinistra, attenzione, mentre cade un giocatore del Flavio, forse colpito da Garnacci, ora cade anche Garnacci. Cade anche Garnacci. Vedi il campo, vedi il campo. Tra due giocatori. Perfetto muto. Dalla regia, rivediamo. Gioca ancora fermo al minuto 33. 5 minuti ormai. Il gioco è fermo. Il 3. L'arbitro ha tirato fuori un cartellino giallo. Alessio con la testa. Luca Gamba. Si può ripartire con il calcio iniziale di Montagnola. Per coppia offensiva. Mancina, due in barriera per il portiere Fedeli, va sul pallone Gaggini, c'è anche però Ruggeri con il mancino a uscire. Perché l'arbitro può fischiare. Gaggini sul secondo pallo, palla è buona, sbuca da dietro Carnacci ed è 2-1. La riaperta il Montagnola. Dai, 2-1, le avanti di Montagnola. Credo che però l'ultimo tocco sia stato di Capitan Guidi per il Montagnola. Il secondo palo in scivola in spaccata si è allungato e ha battuto Fedeli. Salvo 2, Montagnola 1. Ancora Guidi. Basta con Pretti. Sbaglia. Il primi terra. Uno stop semplice. E regala palla ancora una volta al Flavio. Che può battere da centrocampo la rimessa laterale. Questo invece fa la centrocampo appena recuperato il pallone, numero 20, Panimolle. Pallo di Riva. Forse c'è uno stop con la mano del difensore della Montagna, lo farà proseguire. La sul pallone va Conti. Cambia il centrocampo con Camerini. Sulla destra c'è Riva. Lancione verticale, forse una schema bellissima quella a triangolo, stava male però ancora una volta per evitare il pallone. La regala al Flavio, fase confusa del match. Ora palla Prezzolini, lancio lungo. Cioè il numero 25, Moschetta, la fa a centrocampo, sbaglia lo stop Bisello, forse subisce fallo, palla ancora per il Flavio dopo del vantaggio. Poi si allunga il pallone Panimolle. Si allunga il pallone Panimolle. E commette lui il fallo. Il minuto 36, quasi 37. 2-1, la riaperta Guidi, il capitano. Il cross sul secondo pallo, calcio di punizione del numero 7, Gaggini. In estirata. Riato Guidi l'ha messa dentro. Lancio un po' per Guidi che riesce a stopparla in qualche modo. Recupera ancora una volta palla il Flavio. Proprio in anticipo va un giocatore del Montagnola che trasporta il pallone, la palla è uscita, questa è per il Flavio, anche se lamenta un giocatore del Montagnola in campo e la voleva loro Corrado. Moschetti non aggancia, strano che non aggancia Moschetti, tecnicamente un livello sicuramente superiore a Moschetti, numero 25, 3 gol in queste ultime due partite per lui. Lancio di Riva sul secondo palo a cercare Garnacci, anticipata ancora da chi? Da Capitan Prezzolini. E questa volta non ci arriva, pallone in controtempo, era saltato qui Prezzolini, scavalcato il pallone, poi
circa anche la stessa, cioè a terra, all'ancona bolle di Ruggeri, serve sulla sinistra del numero 16 Caprini, che può accostare, può rientrare sul destro, del suo piede si appoggia verso Garnacci, via 2, e qui c'è un fallo, anche qui non volontario, ma è entrato nettamente in ritardo sulla gamba del giocatore, il fallo di Atria su Garnacci, uno dei più attivi dei suoi. Sera che andrà battuta al vertice dell'area di rigore a destra del portiere Fedeli, ancora a battere Gaggini che ha avuto l'assist prima sul gol del momento 2-1. Questo finora è il parziale tra le due squadre, tra Flavio e Montagnola. Gaggini col destro il secondo palo, corpetto, corpetto, qualche giri ancora di testa, la traversa presa da Garnacci, palla che rimane lì fuori dalla di rigore, può partire il contropiede del Flavio, è stato bene palla Fedeli che subisce fallo, fallo di Priviterra, esagerato con il travetto di Priviterra, perché ha preso nettamente la gamba del giocatore. Traversa, è preso da Garnacci, bellissimo, ancora la palla scodellata in mezzo da Gaggini, Garnacci libero solo di saltare con la testa, preso la traversa, Fedeli battuto che è rimasto immobile a guardare il pallone schiantarsi il proprio legno. Mentre finisce il primo tempo, non andare neanche un minuto di recupero, 2-1 il parziale tra Flavio e Montagnola.
sta per iniziare il secondo tempo di Flavio Montagnola. Ricordiamo il parziale 2-1 per la formazione in maglia verde. Dopo 4 minuti la sbloccata Fedeli, un ottimo pallonetto, lancio splendido di Corrado. Il 2-0 credo dopo 8 minuti. Ancora Moschetti, terzo gol nelle ultime due partite per lui. La riaperta Guidi, calcio di punizione splendido di Gaggini sul secondo palo in estirata. Guidi, il capitano, fatto 2-1. Staccherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra il Montagnola, a destra verso sinistra il Flavio, che è sul punto di battuta con il numero 7 Fedeli. Questo per entrare era Ciurleo, che mancava dal campo. Soprattutto c'è l'arbitro che va a parlare però con l'allenatore del Flavio. Pronto un altro cambio per il Montagnola, è entrato il numero 11 Tomarico, andrà a fare l'esterno d'attacco a destra. Ed è uscito Carnacci, il numero 22. Mentre in difesa per il Montagnola sono rimasti Capitan Guidi e il numero 8 Pretti. Pretti era un centrocampista, si è abbassato, dovrà fare il centrale. Guidi da punta, dovrà fare il compagno di reparto a Pretti, a destra sulla linea dei terzini. Cioè, Primitero da una parte, Ruggeri dall'altra per il Montagnola. Questi sono gli ultimi cambi per la formazione in maglia bianca. Palla subito battuta dal Flavio a cercare sulla destra lo scatto del numero 22. È entrato in questo secondo tempo Patria al posto di Neri. Ah, in questo secondo tempo Adria, l'unica finora sostituzione per il Flavio. Giro palla tra i difensori per il Montagnola, che può e vuole pareggiare questa partita. Sale molto bene Pretti, cambia sulla destra dove c'è Priviterra, squadra con Pretti. Cambia con il numero 10 Penicchia, è entrato anche lui in questo secondo tempo per il Montagnola. Palla verso Pomarico, la fa scorrere perché rimessa allora in area di rigore ancora una volta. Prezzolini copre bene, regala il calcio d'angolo però alla formazione del Montagnola. Facciamo ancora deve essere battuto, andrà battuto dalla sinistra del portiere Fedeli, andrà battuto con la destra uscita ancora Pomarico. Ma passa di veloce! Occhio! Andrà a cercare il cross sul secondo palo, salgono anche le torri. Ecco il cross, era di rigore, butta fuori un difensore. Palla al numero 10, Fenacchia che scivola verso il pallone, non c'è fallo, può ripartire in contropiede il Flavio, non è ancora terra Fenacchia. C'è Fedeli che punta 2 contro 3, contro 4 adesso, scambio con Moschetti, Moschetti in area di rigore sulla macina, in area di rigore il cross e il tiro, eccolo il 3-1 del Flavio. È fuori gioco. È fuori gioco. Dai. C'è un cambio per per il Montagnola. Fenacchia era appena entrato, Fenacchia ed è costretto a uscire, si è fatto male con quel contrasto in quella verso palla. E rientra il numero 16 Camerini. Posto di Fenacchia. Petti scambia con Guidi. Ruggeri. Siamo già da Primiterra. Scambia ancora centralmente con il numero 6 Nemesio. In anticipo, bravo Ciurleo qui, dovrà fare ancora un'altra, però il Montagnola cerca il centrocampo. Stiamo ancora sulla destra, dove c'è Primiterra. Verticale in avanti con il Mancino, con Pomarico. Sbaglia qui Pomarico lo scambio, dovrà fare ancora una volta il Flavio con Fedeli.
poi riuscito, lancio in avanti, non capisce il movimento Bisello, che perdeva la, poi falla a centrocampo, quindi nel numero 20 Panimolle, il numero 6 Nemesio, calcio di punizione per il Montagnolo, batterà con il numero 7 Gazzini. Rabbi, devi dire qualcosa, non metti come Moschetti, cambia con Guidi, poi Ruggeri, lancio una verticale, c'è una sponda che non arriva, allora Moschetti la spazza fuori senza rischiare niente, regalando però di fatto la rimessa laterale alla formazione del Montagnola. Scambio con Ruggeri, il poco stai con il mancino, forse la palla è uscita, forse no, la palla è ancora buona, centralmente Ruggeri ha anticipato però Nemesio da un calciatore Maglia Verde, era Moschetti, parato dall'altra parte, dal portiere del Montagnola, che è Bastesino, Guidi, Pretti, ancora Gaggini, che gira sulla destra, cerchio di centrocampo verso Priviterra, ma centralmente con il mancino, l'imbucata perfetta a cercare Gaggini, Gaggini in mezzo a due riesce a passare, chiuso un'altra volta da Prezzolini e poi parte con Flavio che perde l'occasione per ribaltare l'azione, sbagliato Conti, lancio era per Fedeli, non ci è arrivato, ennesimo fallo qui a centrocampo per la formazione del Flavio, palla già battuta, ancora Priviterra ha toccato molti palloni in questo secondo tempo, sbaglia la verticale verso Pomarico, ma ci sarà rimessa l'aria per la Montagnola. Riva, mezzo a due, forse pubblica palla, dove il vantaggio, si appoggia in dietro a Camerini, lancio in verticale a cercare il numero 11 Pomarico, Pomarico il mancino può calciare in diagonale, palla alta, bella azione però del Montagnola, il sireso pericoloso, soprattutto molto bene Pomarico, lo stop e il calcio per uscito sulla traversa con il suo mancino. Allora Fedeli, il lancio lungo da staccare, cioè, però Guidi bisognerà entrare un retropassaggio, che si incertifica un po' Ruggeri, recupera palla ancora una volta il Flavio con Fedeli e lo punta e lo supera, fermo con la destra, il cross in mezzo alla sua terra, c'è solamente Conti che stoppa il pallone per Moschetti, va giù, ora si lamenta, anzi era Bisello che va giù, poi dice che si può continuare, ancora contro 3 contro 5, allunga il pallone, troppo, forse troppo qui, Gioia del Montagnone ne è scivolato perfettamente, Rossi, perfettamente fuori da Ciurleo, rimessa laterale tra per il Montagnola, VAR. E ripensato. Ci ha ripensato però, il suo arbitro aveva segnalato con le mani il gesto del VAR, poi ci ha ripensato. Allora Ruggeri a battere questo fallo laterale, attenzione qui, la gamba tesa del difensore del Flavio, che non cambia né palla né gamba del giocatore. Palla a Bastesin, che scambia con Pretti. Ma lo credo tutti gli schemi, ora c'è all'attacco costante, la formazione del Montagnolo ripiega in maniera difensiva il Flavio. Gaggini, in verticale verso Camerini, non sa che fare Camerini, si appoggia in dietro da capitano Guidi con la sua mancina, è pronto a rilancio lungo, si scambia con Gaggini. Gaggini va in verticale, invece una finta, supera Conti, si appoggia sulla sinistra verso il numero 6 Nemesio, cross di Ruggeri, prende il piano, l'unico giocatore del Flavio che c'era, per ripartire ancora una volta la controffensiva verde, lancio sulla sinistra dove c'è Fedeli, anticipato da Pomarico, dietro verso Pretti, centralmente a centrocampo, scambiano i centrocampisti del Montagnola, scambiano con Riva che si è abbassato verso il centrocampo, allora Priviterra ancora in dietro verso Guidi che sta centrando il difensivo sinistro, mentre si scalda dalla panchina il giocatore del Flavio per dare un po' più di sostanza e di corsa in mezzo al campo, bel lancio splendido a cercare Pomarico di capitan Guidi, Pomarico entra sul sinistro,
può anche calciare l'ultimo tiro, è solo destro a cercare un compagno nel rigore, non ci riesce, ottima copertura di Ciurleo. E poi ripartire ancora una volta il Flavio, cercare lungo, c'è soltanto Fedeli, temporeggia qui Moschetti, stiamo ancora con Fedeli, davanti ancora a Moschetti, c'è Fedeli che va da solo, sbaglia, ottimo, intervento da parte di Pretti, va in verticale, cercare ancora Pomarico, non è fuori gioco perché la palla è uscita, allora rimessa laterale, tra per il Flavio. Uscito lancio lungo a cercare il Flavio che schizza con di testa per il primi terra l'ultimo a toccare ancora di testa della rete per il Flavio fatto andare sul petto Matteo batte ancora l'uscito con il numero 23 l'ennesima rimessa da per il Flavio che conquista terreno di gioco come se fosse nel rugby. Fedeli per la porta, ma via con il tacco ancora su Priviterra, poi Fedeli forse deve liberarsi del pallone perché Priviterra l'ha anticipato di testa, Guidi lancio profondo di testa ancora una volta Riva che può partire nel contropiede, ci sono due sulla fascia sinistra, Riva sul pallone con il mancino, alza lo sguardo, non sa chi dà il pallone, allora continua ad andare dritto, può anche crossare da lì, due giocatori in area, il cross di Riva a mezza altezza, prende intero Prezzolini, si lamenta di un fallo di mano, l'arbitro chiama il VAR ancora una volta.
finito il controllo del VAR, non c'è calcio di rigore, l'ha toccata con la spalla. La difesa di maglia bianca può ripartire il lancio in avanti a cercare Fedeli, anticipato però da una difensore di maglia bianca. Ora scambia a centrocampo, fallo qui è di Moschetti, il numero 15 Camerini, scambia i difensori centrali, vedi sul pallone, scambia in avanti, adesso ancora Camerini sulla destra, primi terra Pomarico, ancora primi terra, ancora verso Pomarico, perde palla però attaccato da Fedeli, poi ripartire in velocità, ne supera due, ancora Fedeli sul pallone, scambia centralmente, ancora Fedeli può crossare dalla mancina, è scontato forse di un calcio d'angolo, non si no perché la stoppa, la palla non è uscita, uno contro uno, perde palla, qui Fedeli ha attaccato due giocatori a primi terra, che sbaglia però il lancio lungo, diventa comunque buono per il calciatore numero 7 Gaggini, si appoggia ancora indietro da Pretti, c'è ancora Gaggini, alza lo sguardo, vuole servire un giocatore in profondità, non c'è nessuno sbocco, allora si appoggia a Camerini e poi difendersi sulla sinistra, Riva qui l'ha battuto, dove sta il difensore adesso? Va via, può cacciare, negazione, digita, il solito Surlo, ora calcio d'angolo, Rossi era stato gli altri giocatori che era centrato a calcio d'impatto, negazione, cioè, dopo di Rossi andrà a battere con il suo mancino per rientrare alla sinistra del portiere Fedeli, tutto malissimo questo calcio d'angolo in laterale per il Montagnola, stoppa con il petto ancora Montagnola in avanti, diversa laterale per il Flavio, siamo entrati nel 53esimo minuto di gioco, lancio lungo profondo con le mani, un giocatore in maglia bianca a recuperarla da capitano a capitano perché aveva la passa a Guidi, che si appoggia sulla mancina, poi gira nel dietro da Pretti, si difende sulla destra per di terra, riesce ad arrivare alla numero 2 perché è in attacco il Montagnola, che calcia in porta, tirare il palo alla sinistra di Fedeli che è rimasto immobile, cambio, cambio per il Flavio, è pronto anche il cambio per il Montagnola, ciao Fabio, esce Bisello il numero 21, entra il numero 4 Frumenti, entra anche il numero 17 per il Montagnola Lattanzio, palla a centrocampo, carica indietro verso il capitano Guidi in Montagnola per il nuovo entrato con il numero 17 Lattanzio, va a fare il terzino sinistro Tito Ruggeri, va bene, va bene, non vi fermate, larga, larga, capisci tutto, c'è urlato in tensione di giocare della Montagnola, e mi ha centrocampo, non c'è Conti anticipato per un ottimo intervento bravo dell'altro numero 3 Rossi, poi Riva cambia proprio con Lattanzio, viene indietro da Guidi numero 9 Gaggini, bella palla in verticale ancora di testa, pressione a dire di no, che subisce palla il giocatore del Flavio, l'intervento qui di Riva tentato però trattando il giocatore maglia verde, ora Prezzolini, il capitano, con tutta la gamba del mondo andrà a battere questo calcio di inizio anche l'area di rigore, di testa è andato Pretti, poi Moschetti controbalzo, proprio il tiro da centrocampo, stai corto Alessio, mi fai in culo troppo, Alessio, un altro cambio per il Montagnola, vai così, falli salire Alessio, tra con il numero 5 Basile, dai raga, dai raga,
Cambia il modulo adesso della Montagnola che si chiama il 4-4-2. Ciccio Gaggini. Manda la sua punta. Lancio lungo di Pretti a cercare Guidi, bravo, che è tornato a fare la punta. Perché ha dovuto affrontare Basile al suo posto. Senti di poterla pareggiare qui la Montagnola, ha rimesso Guidi nel suo posto. Bravissimo! Quando il fallo al centrocampo. Batterà ancora una volta per il capitano Prezzolini con il numero 10, mentre è pronto un altro cambio in panchina per le Montagnola. A Prezzolini, profondo in area di rigore, anticipato l'intervento del giocatore del Flavio da Pomarico, ripartire il portiere, lancio lungo per cercare sulla sinistra il numero 3 Rossi fa tutto il campo in area di rigore con il mancino, può metterla dentro Rossi fino in fondo, il cross dentro e se l'è divorato. Qui non riusciamo a capire chi sia stato, se l'è divorato. Ottimo qui l'invenzione di Rossi, che si è fatto 60 metri, palla al piede, il tenere di rigore con il mancino, ha scaricato nella di rigore verso Riva, il numero 18, che da 2 metri si è mangiato il gol del pareggio, il gol del 2-2. Lancio di Fedeli, arriva sul pallone Gaggini deve scaricare in mezzo a 3 giocatori, riesce ad andare via e servire ancora una volta Rossi con il mancino, ancora Rossi strattonato, va giù, calcio di punizione. Questione pericolosa, il punto di battuta due giocatori del Montagnola. Uno schema a tua terra, capisce tutta la barriera, poi partire il Flavio Moschetti, scambia con Panimolle, poi Fedeli, ancora con Panimolle, forse la palla è uscita e così la rimessa ad avere per il Montagnola. Abbiamo sempre insieme, ma qui la rimessa laterale, l'arbitro fischia, però il gioco non è ancora ripreso. Per battere ancora questa rimessa laterale ci sarà Lattanzio numero 17. Tira. Lo scambia corta. Palla ancora fuori, rimessa laterale, però per il Flavio. L'ultima a toccare solo un giocatore di maglia bianca. Rimessa laterale è verde. Voleva un calcio di punizione. Il Montagnola ha detto che rimessa laterale verde. Per il Flavio battere c'è ancora Corrado, il numero 29, che va in verticale cercare Bianchi, e avanti c'è solo Fedeli, arriva sul pallone, il rilancio profondo del Montagnola e lo scambio qui di Riva, ancora Corrado, di testa va Gaggini, capitan Guidi subisce fallo del quarto offensivo, Mancina, calcio di punizione ancora per il Montagnola. Il battere andrà ancora una volta Gaggini con il suo destro a rientrare sul secondo palo, cambio mentre c'è nel Flavio, chiama il cambio qui l'allenatore. Entra con il numero 13 Casaburi, esce Conti, esce il numero 24 Conti, entra il numero 13 Casaburi. Ottima partita qui di Conti, un sacrificio del numero 24 che esce stanchissimo. Ma facciamo il cambio, bravo! Il secondo palo, una ciccata, il numero 9 Guidi e il numero 8 Pretti, lasciati soli dai difensori centrali del Flavio. Una palla che non è entrata, rimessa lunga per battere Fedeli. Perde un po' di tempo. Ma che cazzo stiamo a fare, protagonista? L'arbitro lo ammonisce Fedeli,
Come fa? Sta a sentire il camion allora, rapido! Ammonisce la devi schiattemo! Guarda, come fa che cambia lato, Rilancia profondo a cercare una giovane maglia verde, cercare proprio suo fratello Fedeli anticipato. Ragazzi, il pallone Casamuri che la spazza in avanti, poi Atria, stanno ancora con Casamuri, rischia qui Casamuri e perde infatti il pallone, può ripartire, Riva con il numero 18 sulla sinistra, può rientrare nella rigore, il cross dentro l'area dove c'era soltanto Guidi, prende in pieno però Corrado, allora calcio d'angolo per il Montagnola. Calcio d'angolo affidato a Gaggini. Secondo pallo per rientrare e questa volta non entra neanche adesso. Illusione del gol di testa, era andato Camerini, numero 16. La palla non è entrata neanche questa volta, era sempre viva, sempre viva. A andarci vicino, numero 18. Di testa, a sfera del gol di 1-2-2, anche qui Fedele è rimasto fermo. Illusione del gol perché la palla ha sfiorato la porta, anzi il palo veramente di qualche centimetro. Passare, passare, passare. Andiamo a cercare i frumenti anticipati. Copertura da Preti. Allora, rimessa reale per il Montagnolo. Già battuta da Preti. Cambia indietro con Basile. Lo spazio del centrocampo adatto, dai un po'. Sembra va l'attacco. Mentre sbaglia, Fedeli la riconquista. Nella volta c'è Ramoscetti, strattonato. Evidente, qui. Però non assiste, lascia proseguire sempre con lo scratti a Seppi. Fedeli diceva pallone per prendere il Montagnolo contro di terra, lancio in avanti dove c'è soltanto Riva contrastato giovane, palla buona ancora per Riva sulla destra, poi si decide, forse fuori gioco dove arriva, passa in fondo, diventa sul mancino, puntare un giocatore, lo supera, scambia con il numero 11 Pomarico, la viene ancora lì, anticipato proprio Pomarico, palla ancora buona per numero 6, imbucata in area di rigore con il mancino, il cross di Rossi anticipato però da un intervento difensivo ottimo ancora una volta della difesa del Flavio, giocando molto bene. Calcio d'angolo per il Montagnola. Sai perché c'è a terra un giocatore del Flavio, numero 29 Corrado, il terzino destro, crampi per lui. Vabbè, ma che vuoi che si gioca per terra? Scaldano anche gli animi in tribuna. C'è anche Fedeli che va a parlare per il guardalinea. Si rialza Corrado. C'è ancora un giocatore d'esperienza. Battuto il primo palo, pani molle la spazza, messa laterale ancora per confischio. Formazione bianca del Montagnola, calcio di Montagnola, va l'attanzio a battere, cambio con Rossi che va a terra, solo palla dice l'arbitro, però ancora rimessa laterale per la Montagnola. A doppio, uno senza pallo, riesce a passare in mezzo a due Gaggini, numero 7, si conquista un ottimo calcio di punizione, un calcio d'angolo corto la destra del portiere Fedeli, batte con il destro a rientrare il secondo palo, il secondo palo c'è proprio Guidi, il capitano, ha delle cose 2-1. C'è anche Pomarico. Faccialo vai, lascialo giù! C'è anche Preti. Anche Parigiano, anche lì! Fai in 5. Con il cross, bella palla, secondo palo. E secondo i pugni Fedeli. La palla che rimane lì, batti e ribatti. Poi l'area. Poi Pomarico con il destro. Palla che non scende. Attacca da Fedeli. Fatto male. Qui Fedeli, il portiere del Flavio, rimane a terra contuso, ora c'è un Cleo.
si va a sincerare delle condizioni del suo compagno. Ghiaccio, ragazzi. No, vado a fare l'acqua, io farò il ghiaccio. Venite, ancora a terra, Fedeli. Recuperiamo, tranquilli. Sta tanto recupero da parte del direttore di gara. Signore, anche non si rialza, Fedeli. C'è bisogno dell'intervento dei sanitari. Si rialza ora Fedeli. Ho un po' quel cazzo di modello. Portello! Ordinio! Fedeli a battere. Lascio un po'. Quello che adesso è il banco immobiliare. Lancio lungo di Fedeli a cercare che il numero 7 è il... Ancora Fedeli. Pretti, perché ha vissuto ancora una volta riuscito. Meglio migliore di suoi. Partire ancora Fedeli, il numero 7. Quella che non è uscita. È buona per... Altri al centrocampo. Stanno ancora con Fedeli. Passa a sinistra. Tutto un giocatore non riesce però a superarlo. Riterrà a chiudere, poi si complica con la vita. Pretti perde il pallone, Fedeli lancia in avanti con il numero Panimolli. Sala, va centralmente il giocatore Montagnolo, lancia in avanti in profondità a cercare ancora una volta Pomarico. Chiuso l'intervento difensore di maglia verde, poi Pretti in anticipo su Fedeli. Quella ancora buona, si difende sulla destra, numero 18 Riva per entrare sul mancino, alzo piede, forse va col destro, invece col mancino rientra ancora Riva, numero 2 Riva centralmente, bel passaggio, il suggerimento poi dalla parte opposta alla sinistra, il tiro cross intercettato da un difensore. Ancora Lattanzi, il cross è profondo, ancora Guidi che fa la sponda, giocatore maglia bianca, poi ripartire ancora una volta il flaglio che si sale sul centro sinistra, ancora con Moscetti, sbaglia proprio il numero 4, il suggerimento ancora verso Moscetti, il tiro di diventa insieme con la deviazione per ancora calcio d'angolo. Va bene, e altro cambio. Esce con il numero 2 per i Viterra ed entra con il numero 22. Ecco, si diventa un battuto per il secondo calciatore consecutivo per il Montagnola. Spalla e spalla. Ancora rimessa ancora per il Montagnola. Sempre uscito per i terra con il numero 2. Sventrato in avanti, dove prende soltanto Moscetti. Poi partire ancora una volta il Flavio, ma il campo è finito ancora. Assedio qui del Montagnola. Il numero 22, Carnacci. È uscito per Viterra, è uscito un terzino, è entrato un esterno attacco, controffensiva, per la formazione ospite, maglia bianca, lancia il numero sulla destra, dove sei il numero 7, che la può mettere dentro, palla a palla, sul secondo palo, troppo profondo per il cross, quella che rimane lì, ci ha provato Riva con il mancino, la sponda, ottima, e ha ragione qui che vi dà Prezzolini, perché il Flavio si sta facendo schiacciare la propria area di rigore. Altro cambio per il Flavio, per far ripetere un po'.
mentre siamo entrati nel 70° minuto. Cambio per il Flavio. Bravo! Bravo, bravo. Dai ragazzi, entra con il numero 26. Vai a Bruno, forse al passo tu, Michelangelo. Michelangelo, il numero 26, va a fare il terzino sinistro. Lo cito. Però fulmente per fare il centrale di centrocampo, fare il terzino sinistro, dato proprio Michelangelo. Il ministro, attenzione di Prezzolini, no, no. Ha sbagliato il suo primo pallone in questo periodo di 70 minuti di gara. Fallo qualcuno, il numero 22. Signore! E Adria. Sai come Maresca? Mamma mia Maresca. Senza di me. Vabbè Luca, basta Luca, va via, ma Luca! Carate, Luca! Faccio un'azione per il Montagnola. La parte offensiva centrale, spostati un po' verso la sinistra. Sul punto di battuta. C'è nel mezzo, il numero 6. Mette più in barriera il Flavio. Sei me che stanno addosso. Alla finita sei. L'arbitro dice ai giocatori di stare calmi. Ma se non la finita sei. Scintilla impronta tra nei mezzi e Prezzolini l'area di rigore. Prezzolini prende il suo e passa dentro l'area di rigore. Proprio a cercare nel mezzo che scivola a terra. L'arbitro dice che non c'è niente. Questa è il cugino della cagnotta, secco. Non dai, cacchia! Fedeli, Fedeli a battere, lancio lungo profondo a cercare il numero 7, il fratello, spizza di testa, parla addirittura del portiere della Montagnola, va a Stesina, gira verso Pretti che si è allargato verso destra. Cambio verso Basile, lancio sulla destra, perfetto verso Pomarico, poi centralmente intervento duro di Panimolle, viene anche ammonito. Così si impara a piangere! Fallo sul numero 6. Grazie, quello è meglio, mi ha fatto un favore, Ale! Fallo sul mezzo, mentre qui partiva a dire qualcosa all'arco. La condizione è solo per la vostra squadra, per il compagno. Ah, bestemmio, signore! Appoggiare Luca! Sono 5 fissi in avanti del Montagnolo. Lancio lungo profondo, a cercare la squadra del capitano, va sulla sinistra. C'è Rossi, entra sul destro, anche calcia lì, tocca corta, il numero 22, però rimane lì. Adesso riuscire a riuscire. Con la palla, in mezzo ai piedi, palla che arriva ancora buona per il Montagnolo, batte i ribatti, esce Fedeli e la blocca. Scivola a terra il portiere del Flavio. Dice solo di salire qui Fedeli. Saliamo! Lascio lunghissimo. C'è tre, nessun giocatore. Attacco di testa, un difensore nella bianca. Poi ne emerge. Ancora buono. Per Lattanzio. Non può salire. Il numero 17. Sulla mancina. Poi si ferma. È una finta. Può ripartire. Il campo è finito. Rimessa la palla per il Flavio. Batte Atria, forse contro fallo, ancora batte, attenzione perché va a terra una giocatore del Montagnola, ha toccato vicinamente in volto. Lattanzio a terra, ora si rialza. Andiamo, mi schiamano, figo, la punizione! Nemesio, scambia con Pretti, proprio Marico. Giocatore per terra, devi fischiare! Marico va via, due giocatori, Marico si accentra, scambia ancora con Lattanzio, poi gira sulla sinistra, c'è il calcio dentro,
ciurlo di testa, parla su uno. Sembra una cosa distante. Il portiere della Montagnola esce dalla propria rigore. Poi verso Bastesini. Si abbassa su Basile. Lattanzio. Qui c'è il pallone, la palla non è uscita. Dai, Nico. Qui non si capiscono tra arbitro e guardalino, perché la palla non è stata. Aveva fischiato l'arbitro. Qui deve fischiare però. Il gioco era continuato, ma purtroppo l'arbitro aveva fischiato. È stato costretto a buttare il pallone. La Montagna era quella rigore, non c'era. Una Lattanzio che gira. Una Basile. Per ripartire a quello di Montagnola. Lascio in avanti a cercare Riva. Bene il pallone, entra a rivere, poi fallo di mano. Fallo di mano qui, si è visto. Fallo di mano di Capitan Pezzolini. Dalla nostra postazione il fallo di mano era più che evidente. Di Capitan Pezzolini. Messa da lei per il Montagnola. Battuta dalla sinistra. C'è Pomarico, cosa dentro, raso terra. Mezzo a due, si gira, carica al destro. Deviazione della difesa. Ne scivola da Lattanzio. Prezzoni lascia lunghissimo a cercare Fedeli in anticipo. C'è Pretti, cambia sulla mancina, ancora palla per Pretti, non può salire Pretti, bella palla, finisce tutto ciurlo. Lo scambia ancora verso Riva, di tacco a Pomarico, ancora verso Riva, anzi era Carnacci. Poi il tiro battuto da un difensore, allora va via Lattanzio in velocità. Anticipato però da Atria, la rimessa laterale sarà per il Flavio. Mi fa già battuta dall'altra parte. Pretti, lancio lunghissimo, per Carnacci, sembra che non arriva, ma col mancino, quasi sul secondo palo a cercare Capitan Guidi, forse troppo col fondo, la spone, era di rigore, esce Fedeli che si dimentica del pallone, palla che rimane ancora buona, forse ancora un tocco di mano, ancora no. Vado sul portiere, ancora buona. Se no che al portiere! Gaggini però, il sinistro, impalato da un difensore in maglia verde, poi partito in contagione, Michelangeli c'è per un mezzo. E allarga sulla mancina dove c'è Fedeli. Gabriele, ora si ferma Pretti in verticale, c'è proprio Michelangelo. Palla è per lui, uno contro uno. Una scivolata, benissimo, il Basile. Ma fino a quando gli amore insieme, non sempre lui, eh! Deve essere laterale per il Flavio. Questa reale del Fiorentina che ancora va riuscito sul punto di battuta, prende il pallone, poi è uscito, cercava di andare e va via ancora una volta a Pretti. Fedeli sempre uno dei migliori dei suoi, in mezzo a due Fedeli è costretto a perdere il pallone, recupera Carnacci, chiuso lì Carnacci, rischia un po', provo centrale, recupera palla, infatti il Flavio era di rigore con Atria, poteva calciare, stava bene, poi Carnacci in anticipo, poi ritira la palla a Bastesini, forse può ripartire ancora una volta il Montagnola, lancio lunghissimo in avanti a cercare Riva che stoppava di testa il pallone, suggerimento investigato però non c'è nessuno, però la palla addirittura a Fedeli che rilancia a lungo, sbaglia però, forse l'ultima azione del match per il Montagnola per provare a pareggiarla. Lattanzio carica corto verso Gaggini, lo può mettere dentro, lo fa, era di rigore, anticipato ancora una volta da Prezzolini, l'arbitro fischia. Allora, la quinta giornata di UEFA Super League, il Flavio batte il Montagnola per 2-1.